Se state cercando un prato verde scuro a bassa manutenzione, con un'elevata velocità di insediamento e molto resistente sia al calpestio che alle alte temperature, allora Xtreme Blue di Padana Sementi è il mix di semi che fa per voi. L'ho provato personalmente e ve ne parlo in questa dettagliata recensione. Di Padana Sementi ho già parlato abbondantemente in un precedente video, di cui vi lascio il link in sovraimpressione. Vi invito a recuperarlo per conoscere tutti i dettagli su questa azienda produttrice. Ed ora passiamo al prodotto in questione. È un miscuglio a base di festuche arrundinacee per realizzare un prato rustico di alta qualità. Infatti è composto da due varietà di festuca di elevato pregio, ovvero la Temple per il 40% e la Thunderstack per il 30%. Sono due festuche di colore molto scuro e di tipo rizomatoso, che dopo vedremo più approfonditamente in dettaglio. Il resto del mix è composto da un 20% di loietto adagio, molto scuro anch'esso e resistente al calpestio, ed infine abbiamo un 10% di poa nella varietà New Blue Plus. È una varietà a rapida germinazione di insediamento di colore anch'essa molto intenso, che ben si sposa con quello del loietto e delle festuche che compongono la base del mix. Ora apro una piccola parentesi. Ci tenevo molto a citare con esattezza tutte le varietà contenute nel miscuglio, poiché dietro alla creazione del mix c'è un grande lavoro di ricerca e selezione. Tra le migliaia di varietà disponibili vengono selezionate e testate solamente quelle più performanti. Tuttavia, in questo turbolento periodo storico per quanto riguarda le produzioni e gli approvvigionamenti, potrebbe capitare che i medesimi elementi possano non essere sempre reperibili. Quindi verranno sostituiti con elementi di pari grado e pari prestazioni. Troverete dei nomi differenti in etichetta, però le prestazioni ed il risultato finale sarà sempre il medesimo. Sono semente conciate con micorrize e bioattivatori che andranno a migliorare ulteriormente lo sviluppo e l'efficienza dell'apparato radicale, ed anche di questo vedremo poi la conferma dal vivo. Ma ora veniamo alla prova pratica. Ho scelto di seminarlo da zero in un piccolo angolo del mio orticello, tra l'altro con un terreno particolarmente inadatto alla coltivazione del prato, poiché è molto duro ed argilloso. Quindi vedremo che ne è uscito un test particolarmente impegnativo. Avrei potuto traseminarlo all'interno del mio prato, ma non avrebbe avuto molto senso, poiché si sarebbe perso sia il colore che le proprietà radicali. Non avrei potuto farvi vedere dal vivo quello che sto per mostrarvi. L'ho seminato il 16 di aprile in una piccola porzione del mio orticello, quindi in un terreno molto difficile per il prato, poiché molto argilloso e compatto. In fase di semina ho aggiunto anche il concime organo minerale Rooting Plus. È un attivatore energetico che migliora ulteriormente lo sviluppo radicale. Di seguito vi lascio alcune immagini progressive della germinazione. In basso a destra trovate anche la data dello scatto. Come potete vedere, dopo 9 giorni la germinazione era già evidente ed è proceduta molto velocemente nonostante le difficili condizioni di questa atipica primavera, con temperature praticamente estive ed assenza di precipitazioni. Ho improvvisato un impianto di irrigazione ovviamente inadeguato, tuttavia dopo 45 giorni questo è il risultato finale. Ora vado a prelevarne una piccola zolla per poterne meglio apprezzare sia il colore che lo sviluppo radicale. Devo dire che questa operazione è risultata più difficile del previsto, in quanto le radici affondavano veramente in profondità, però alla fine sono riuscito ad estrarre un piccolo campione. Ed ecco qui il campione che ho prelevato. Ho cercato la migliore esposizione, la miglior luce possibile per trasmettervi il colore reale di questo miscuglio. È un bel verdone intenso e corposo. Questo è il risultato dopo 45 giorni dalla semina. 45 giorni fa questo tappeto erboso si presentava così e devo dire che è veramente un risultato notevole.
Tra l'altro, come possiamo vedere da questo piccolo campione, il terreno su cui l'ho seminato è veramente inadatto alla coltivazione del prato. Forma questi grumi argillosi, duri e compatti che sicuramente non favoriscono la germinazione. Ma lui è riuscito, nonostante ciò, a germinare e radicare in profondità. Guardate che razza di terreno. Non so veramente come abbia fatto a crescere su questa terra che non è buona nemmeno per le patate. Non mi ci cresce niente, mi ci crescono solo i pomodori. Ora provo a farvi vedere la caratteristica di queste festuche. Abbiamo detto che sono festuche di tipo rizomatoso. Ovviamente ancora i rizomi non sono presenti perché non bastano 45 giorni per emettere nuovi rizomi, però in seguito da questa piccola radice ne fuoriuscirà un'altra che andrà a creare una nuova piantina. E questo tutto a vantaggio della densità e della corposità del prato. In questa immagine ingrandita alla super macro possiamo notare l'effetto delle micorrizze, che producono appunto questa piccola peluria all'interno delle radici, e è proprio la presenza del fungo che va a colonizzare l'apparato radicale, migliorandone l'assorbimento di acqua e sostanze nutritive. È veramente un aiuto molto molto importante per la pianta. Xtreme Blu di Padana Sementi lo trovate presso svariati rivenditori online. Basterà digitare sul motore di ricerca Xtreme Blu Padana Sementi e sicuramente verrete reindirizzati presso il sito di un venditore. In alternativa potete contattare l'assistenza clienti di Padana Sementi a questo indirizzo mail oppure tramite una delle loro numerose pagine social. Da lì sapranno sicuramente indirizzarvi verso il rivenditore di zona più vicino alla vostra abitazione. È disponibile nel formato da chilo oppure nel sacco da 10 kg. Il prezzo al chilo si aggira intorno alle 14 euro. Per il momento non ho altro da aggiungere, anche perché credo che le immagini parlino abbondantemente da sole. Non mi resta che invitarvi a lasciare un like a questo video e ad iscrivervi al canale per altri contenuti interessanti sul mondo del giardinaggio. Grazie per aver guardato, al prossimo video!